se oggi nella cultura odierna, nella società odierna, nel business odierno vogliamo cambiare, deve esserci la predisposizione mentale. In Istao lavoriamo sulla predisposizione mentale mediante lo scambio. Quindi la tecnica formativa che riteniamo più utile per preparare un giovane uscito dalle università e di conseguenza senza, vogliamo dire, barriere, di tipo esterno, di tipo ideologico piuttosto che di tipo esperienziale, e quindi una mente fresca, facendolo lavorare sullo scambio, e con scambio intendo scambio rispetto a suoi peers, scambio con imprenditori, scambio con giovani, scambio con modelli di business diversi, interazione continua con le aziende, docenti, consulenti, mondo accademico, mondo professionale, scambio. Le nostre lezioni hanno questa caratteristica, che non sono mai strutturate sulla teoria, ma partono sempre dall'aspetto pratico e della condivisione delle esperienze. Più esperienze si riescono a recepire e a condividere, e sicuramente maggiore sarà la predisposizione all'innovazione e alla creatività dei nostri studenti. Se noi riusciamo ad aprire la mente, a questo punto bisogna aprire il cuore e lo stomaco. Allora, per aprire il cuore e lo stomaco, la tematica è un pochino più difficile. Quindi per riuscirci noi adottiamo due approcci. Un primo, che è un approccio di gruppo, che è rivolto appunto, fra l'altro, anche a lezioni che discutono della stessa resilienza, termine che è particolarmente in voga in questi ultimi mesi o anni, ma che è assolutamente pertinente. E lo facciamo con esperti di comunicazione ed esperti di management delle risorse umane. Nei casi più difficili, perché evidentemente non tutti hanno una predisposizione naturale verso l'accettazione, interveniamo con attività di coaching individuale sui nostri studenti di master. L'allenamento inizia mediante quello che noi chiamiamo la metodologia del Tree of Life, che è la prima delle sessioni da questo punto di vista educative per l'apertura. Il Tree of Life è una condivisione di gruppo, mi dispiace usare questo termine perché non è il più appropriato, ma è una sorta di outing spontaneo dei singoli allievi verso tutti gli altri e verso anche il docente che li sta seguendo. Da questa condivisione passiamo a delle dinamiche di team building esperienziali, outdoor training, dove facciamo venire fuori sentimenti forti di partecipazione, sentimenti forti di condivisione, sentimenti forti di reale fratellanza. Ed infine c'è la parte ovviamente più di aula, che con il coaching e con l'individual coach cerca di far affrontare allo studente meno predisposto appunto l'intelligenza emotiva e l'utilità di mettere in pista l'intelligenza emotiva nel business dei nostri giorni. Dunque, non ci sono problemi per quelle attività di counseling che vengono erogate verso individui che volontariamente ne fanno richiesta, perché esiste anche questa possibilità. C'è chi percepisce evidentemente una necessità e che utilizza lo strumento che l'azienda propone per risolverla. La difficoltà nel far passare il counseling verso invece quella parte di popolazione o anche quei singoli individui un pochino più riottosi e resistenti è superata mediante la scarsa conoscenza di questo strumento, perché è relativamente nuovo, almeno per quanto riguarda le esperienze in azienda che mi riguardano, e quindi l'approccio non è dubitativo in senso negativo, ma è di curiosità. E se si utilizza un buon counselor, evidentemente questa prima resistenza viene facilmente superata. Signor Olivetti, ha avuto nel corso degli anni, diciamo, dei momenti di celebrità e poi dei momenti di totale mancanza nel panorama degli imprenditori, d'esempio. Oggi sta vivendo una, diciamo, nuova vita e nuova ispirazione, perché Olivetti viene utilizzato frequentissimamente, anche sceneggiati televisivi, musei, mostre a tema sulla vita di Olivetti. Ora, in Istao noi abbiamo evoluto il pensiero olivettiano in due aspetti, quindi abbiamo sviluppato e siamo andati oltre quello che era il pensiero olivettiano su due temi fondamentali. Il primo è l'internazionalizzazione. Olivetti è stato uno dei promotori dell'internazionalizzazione dell'impresa italiana verso l'estero, e noi su questo lavoriamo in modo molto molto intenso, con un master in internazionalizzazione d'impresa che nasce dalle basi olivettiane, ma che si sviluppa molto oltre ed è aggiornato ai giorni nostri, quindi è aggiornato al mondo che cambia, alla globalizzazione. L'altro aspetto è
il reale corso di management olivettiano. Noi abbiamo un corso per executive che si chiama Management Olivettiano, dove trasferiamo le conoscenze che deve avere l'imprenditore etico, quindi la persona che fa impresa non soltanto per l'arricchimento personale, ma per favorire l'arricchimento sociale nel luogo presso il quale svolge la sua impresa. Direi che questi sono i due aspetti fondamentali.